cucina, oggi volevo condividere con voi quello che solitamente faccio quando le galline di Nonno Gallino producono abbondantemente. Questa è una parte della produzione settimanale. Allora, oggi prepariamo della pasta sfoglia. Volevo farvi vedere e capire, cercherò di essere breve perché avevo già fatto un video in precedenza che è durato 25 minuti e poi è andato cancellato. Come con pochi ingredienti e in pochi minuti riusciamo a prepararci più di una base di pasta frolla che poi andiamo a mettere in congelatore. Il congelatore ci può durare 6-7 mesi e possiamo andare ad utilizzarla quando siamo all'ultimo momento, quando non abbiamo tempo per prepararla. La tiriamo fuori un'oretta prima, stendiamo marmellata, la possiamo farcire con della crema pasticcera, fare una crostata di frutta, una semplice crostata con della confettura. Oppure avete voglia di preparare dei biscotti con i vostri bimbi, ma allo stesso tempo non avete voglia di avere burro, zucchero e farina ovunque in giro per la cucina. Ecco che tirate fuori il panetto di pasta frolla già pronto, lo fate stendere ai bimbi e con le formine andate a preparare i vostri biscotti. Allora, io in questo caso, per velocizzare la cosa, utilizzerò l'impastatrice con il gancio a foglia, ok? Le dosi che io utilizzo per fare la pasta frolla sono 100 g di burro, 100 g di zucchero, doppia dose di farina. Quindi andiamo a mettere 100 g di burro, poi andiamo ad utilizzare 100 g di zucchero. Io in questo caso ho utilizzato zucchero muscovado, che è uno zucchero molto forte, molto aromatico. Ok, andiamo ad azionare. Nel mentre mi peso i 200 grammi di farina, in questo caso io ho una farina della Molino Merano, che è una farina speziata, molto buona, molto particolare, una classica, una farina 00, e poi ho una farina di Count. Quindi nello stesso momento possiamo andare a preparare più impasti in poco momento, in pochi minuti. Questa la facciamo una frolla bella, bella intensa come gusto e come profumo, quindi voglio andare ad utilizzare la farina speziata del Molino Merano, ok, 200 grammi di farina. Il risultato finale sarà sicuramente una frolla molto scura, ok? Io nelle frolle non utilizzo il lievito, per gusto mio di solito non utilizzo mai lievito. Quindi farina, come aroma ho scelto fave di tonka, cardamomo, poi ho un'essenza di vaniglia fatta da me e un'essenza al limone sempre fatta da me. In questo caso andremo a grattugiare un po' di fave di tonka, ok? C'è l'imbarazzo della scelta. Ok, grattugiamo. I quantitativi sono sempre in questo caso io faccio un po' ad occhio. Andiamo ad aggiungere un uovo, questo è anche un uovo bello cicciotto, chiudiamo, azioniamo e lasciamo impastare. Nel mentre mi levo i capelli perché non riesco a cucinare con i capelli sciolti. Nel mentre andiamo a pesare lo zucchero per il prossimo impasto, ok? Adesso vado ad utilizzare lo zucchero semolato classico, quindi abbiamo i nostri 100 g di zucchero, un po'
abbondato, 130. Il burro, l'ho già pesato, altri 100 grammi di burro. Mentre impasta, vi spiego brevemente per quanto riguarda l'essenza di vaniglia. Vodka, le bacche di vaniglia, quando le avete utilizzate e le avete finite, non dovete buttarle via assolutamente, potete utilizzarle in due modi, oppure le potete mettere all'interno dello zucchero a velo, in questo modo andate a fare dello zucchero vaniglinato. Oppure vodka e le bacche lasciate per un mese al buio e dopo un mese il risultato finale sarà questa essenza di vaniglia che andate a utilizzare per le vostre torte, per gli impasti base. La stessa cosa vale anche per l'essenza limone, vodka, bucce di limone bio, senza la parte bianca, un mese al buio e l'essenza limone è fatta. La nostra pasta frolla, la nostra prima pasta frolla è pronta, adesso ve la faccio vedere. Il colore è bello scuro, bello intenso, a me piace così. Eccola qua. Andiamo a tirarla fuori. Come vedete, comunque il nostro gancio è comunque pulito, anche la ciotola, e questa è la nostra pasta frolla. Eccola qui. Eccola qui, vedete il colore, il profumo. Allora, in questo caso la pasta frolla la appiattite. Gli date il più possibile una forma rettangolare, io adesso lo faccio così in modo da farvi vedere. Poi io quando le vado a mettere in congelatore mi taglio delle striscioline di carta forno, ok? Io solitamente faccio così perché vado meglio ad utilizzarla. Quindi strisciolina di carta forno. Qui ho il mio panetto di pasta frolla che l'ho assottigliato. Perché lo assottigliamo? Uno, perché si raffredda più velocemente. Due, perché in questo modo occupa meno spazio e posso andare in altezza a posizionarlo nel congelatore. Quindi mi vado ad occupare anche meno spazio. Questo è il mio primo panetto. Adesso andiamo a realizzare il secondo panetto. Un attimo solo. Gli do una passata veloce in modo da togliere quello che non sono riuscita. Allora, andiamo a mettere per la nostra seconda pasta frolla 100 g di burro, 100 g di zucchero di canna, di zucchero semolato, scusate. Azioniamo. Andiamo a pesare la farina. Possiamo farla con la farina di Camut, ok? Quindi andiamo a pesare 200 g di farina di Camut. Ok. Potremmo utilizzare l'essenza alla vaniglia in questo caso. Quindi apriamo il nostro vasetto di essenza di vaniglia. Eccolo qua. Burro e zucchero è a posto. Alziamo. Farina di Camut. Questo è il colore. Andiamo ad aggiungere 2 cucchiaini di essenza di vaniglia. Facciamo anche tre. Un uovo.
e lasciamo andare. Il mio secondo rotolino di carta forno che andrò a stropicciare. La base, la ricetta base della pasta frolla è 100 g di farina, sono 100 g di zucchero, 100 g di burro, doppia dose di farina. Io non utilizzo mai sale nella pasta frolla perché a mio gusto non mi piace e tutti quelli che l'hanno sempre mangiata non hanno mai detto nulla in contrario, anzi hanno sempre ritenuto la mia pasta frolla ottima. E non aggiungo, se devo andare a preparare delle crostate, non aggiungo mai lievito. Per i biscotti sì, calcolate che su 200 grammi di farina vado a mettere circa un 4 grammi di lievito chimico. Vediamo quanto siamo nel tempo, non vorrei essere più tardi ulteriormente. Marmellata di pere, delle fettine di pere sottili in forno e la vostra crostata è pronta. Secondo panetto di pasta frolla è pronto. Logicamente la farina di Camut ha una resa e una consistenza diversa rispetto a una farina classica. Vado a impastare, a finire di impastare il mio panetto. Secondo panetto di pasta frolla con questo preparato con farina di Camut. Potete